Aiuta da parrucchiere. Sto morendo di invidia di mangiarle. Io si sto portando nel sacco. Mamma, se non lo sa, ti scrivono i colori. Stella di marzofone. Avviciniamoci degli occhi di Babbo Natale. Si sta fissando. Oh, ci sono avvicinati. Le salsicce, il salame, il prosciutto. Anche le stelle di Natale, guarda lì. Dai, guarda un po' le stelle di Natale. Lì, la stella di Natale. La stella di Natale sul portone. Poi porta il fortuna. Non sono stelle di Natale, Chicco, sono agrifogli, pungitopi. No, non sono. Sì, sono pungitopi. I pungitopi sono la bastoncina. No, sono pungitopi. Sì. Sono agrifogli, stelle di Natale. No, più giù no. Ah, no. Fino a noi. Da, sì. Da qui, da noi in su l'ha fatti tutti lei. Da noi in giù lo so. Sì, sì. Cosa riprendi tutto? Lo stai riprendendo? Del tutto. Ho ripreso tutte le pupazze in neve, adesso un pochino la faccio. Magari anche io potrò vedere cosa da dentro, ma dai, mamma. Si prepara da dentro e da fuori. Smettila. Hai visto, ci abbiamo fatto anche il prosciutto. Sì, sì. Sto proprio inquadrando il prosciutto. Ho fatto due scatole così, il prosciutto. Devi fare il prosciutto, mi ha detto. Va bene, farò il prosciutto. Questo l'ho fatto io. Cattivo.
Dai, mamma. Ritratto di quando io sono serio, quando sono normale. Questi sono i fiori di Horst. Che hai regalato la Patrizia? Di Dio, mi sono alti. Sono più alto io comunque. Arrivo qua però, No. Uno e 27 e mezzo. Ti piacciono? Uno e 9 settimane e mezzo. Ti piacciono i fiori di Horst? Sì. Come sono? Sì. Soprattutto mi piace molto Horst. È buffo? Sì. Vedete? Ha chiuso. Si vergogna, non si vuole far vedere. Anche questo si vergogna. No, io si vergogna, non si vogliono far vedere quello lì che c'è dentro. Sembra tanto una pianta carnivora. Che lei è una pianta carnivora? No. Dove ci assomiglia? Vedi, sono i fiori che mi ha regalato Horst per il mio compleanno. Per il tuo compleanno. Anche io ti avevo fatto i regali delle conchiglie. Vedi, tu mi hai fatto le conchiglie e lui mi ha fatto i fiori. Siete stati molto poetici. E dentro la Monici si sente anche un po' il mare, si sente anche il mare. L'hai vista la madreperla? A volte fa l'arcobaleno bello. Tutto all'interno la gente. Mentre quell'altro l'ha lasciata per il mercatino. Oh, che inquadri. Il mio fiore più bello, Chicco. Perché quanti. Ti piegavi? Così. Fa vedere le scarpe. Sono identiche alle Spice Girl, 3 centimetri di suolo. Accidenti. Ciò ora sono alto 1,36 e mezzo. E i fiori? 1,26 e mezzo. E sono belle? Sì.
Sì. Cioè, guarda, 10 centimetri. Sono belle le tue conchiglie, sono belli i fiori. Sono belle tutte le cose che mi avete regalato. E l'hai visto anche il bigliettino? Sì, grazie. Sei molto dolce. Te l'ha piaciuto? Sai cosa? Sì, sai cosa mi ha scritto Horst dei fiori? Per ogni petalo un pensiero d'amore. Contiamoli. Sono troppi. Tu mi vuoi bene, Chicco? Sono meno di 79? Molto più di 79, sicuramente. Allora io non so contare il francese. Ma tu mi vuoi bene, Chicco? Eh? Mi sì. Vuoi tanto? Troppo. Quanto? Troppo. Cioè? Più di quello che ti dovrei volere bene. Cioè più di quello che merito? Sì. Un quadro anche questo. Questo lo trovavo nel rovino Kinder, ora forse hanno esagerato il rovino Kinder. Questa, la papi. Lo trovavo io, no, te l'ho aspetta, regalato. Stavo inquadrando un'altra cosa. Quella cosa l'ho che avevi in mano io. Lì poi è una stellina. Una stellina. È un fondo di bottiglia. Sì, con il fondo di bottiglia. Fa vedere, fa inquadrare. Fermo un attimo. Una papera che naviga. Mi sono inventato una storia. Una papera che ha volato così in alto che ora naviga per l'universo. Ha incontrato una stella verde a fondo di bottiglia. Si è posata lì ed è vissuta lì. Bella? Sì. Sembra più una poesia, però in realtà è una storia. Oh, su qua è. Non so mica riscrivere. Assomiglia a Leonardo DiCaprio, che appena un quadro si scansa, appena lo vanno a inquadrare e appena si distaccano che l'inquadrano, lui si mette in avanti. Oh, assomiglia a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, lo sapete che è la Munco? Si fa un'intervista. Sì, mettiti il cappello. Mettiti il cappello che usciamo. Allora, come ti chiami? Enrico Matteo. Dove sei nato? Bagno a Ripoli. In provincia di? Firenze. E poi? Quanti anni hai? 8. Credevo che fosse quel trucco. Quanti anni hai? 8. Hai 8 buchi nel culo. E quindi sei nato il? 89. Il giorno? 25. Il 25 settembre. Sì. Settembre. Che è il mese 9. È settembre. Piccica. Non me lo rovinare, Chicco, che ci devo uscire anch'io. Vai. Deux. Trois. Deux. Deux. Trois. Che lei... tuo nome. Che lei cazzo dici? Comment tu t'appelle? Abbronzata, sì. fa un'intervista in italiano. Non sono un gallo, d'altronde. Solo perché ho il cappello devo essere un gallo. No. Com'è tutta pelle?
Sono un gallo, fammi le domande che fanno nel pollaio.